ragazzi, però qui abbiamo un personaggio che è il campione mondiale del complottismo. Lui dirà che non è così. È un fruttariano che io conosco da un sacco di tempo. Non so se sia ancora fruttariano, cioè se si ciba di sola frutta, che poi frutta non vuol dire solo la frutta, la frutta quella che conosciamo noi, quella che intendiamo come frutta, perché ci sono diverse cose che noi pensiamo che non sia frutta, invece anche è frutta. L'insalata. No, l'insalata non credo che sia frutta, considerata frutta. No. Non credo. Max Gaetano, eccoci qui, caro Max, come stai? Ciao ragazzi, io bene. Sì, ma... sì, 100% fruttariano adesso da un anno, perché sai, ogni tanto mangiavo anche l'insalata, adesso neanche l'insalata. Anche l'insalata, non ho capito, ma fruttariano, che cazzo mangi? Come, per esempio, fammi una tua dieta quotidiana. Colazione mele rosse, pranzo col melone, frutta dolce, ovviamente no frutta acida, quindi no agrumi, no frutta col pH 1, quindi no agrumi, ananas e kiwi. La sera una bella insalatona senza foglie, ma fatta con pomodoro, a cui tolgo i semi perché la mucillagine intorno ai semi è acida, ma il pomodoro è alcalino. Cetrioli, la zucca mantovana, che è ottima, zucca mantovana. Questo la sera, diciamo, la sera. Sì, e poi c'è anche la pasta di platano, siamo riusciti a far fare un pasticcio di platano. Sì, la pasta di platano, di platano. E poi la pizza, alcuni pizzaioli gli diamo la farina di platano, fanno la pizza con la farina di platano, è molto semplice. Ha la pizza con la farina di platano, quello piange. Senti l'altro che dice bello. Chi è che piange? Chi c'è lì? Parenzo, no, Parenzo. Io piango, Vergassolo dice bello, cazzo. La farina di platano è bella. Ma allora io voglio capire una cosa, scusami Max, c'è una cosa molto semplice che voglio capire. Tu sostieni che i vegetariani, i vegani eccetera non si ammalano di Covid. Nessun vegano, la comunità vegana è molto coesa, a livello di informazione fra di loro si mandano un sacco di informazioni. Lo sapremmo se un vegano avesse visto la terapia intensiva. I vegetariani l'hanno vista. C'è il Mossad vegano? Ma no, questa è una stronzata, però ci sono un sacco di vegani che saranno finiti in terapia intensiva, amico mio. Non è possibile, dimmi i nomi, ma non è che ci sono i nomi, non sono bollati come gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Però, non sono bollati. Le do un'informazione, amico fruttariano, in terapia intensiva, se sei pronato con l'ossigeno, l'ultimo pensiero che hai è mandare un messaggio ai fruttariani, sai? Tendi a cercare di salvarti la pelle. Il cognome di qualche vegano che è stato in terapia intensiva. Ma ci sarà, ma porca puttana! 1,5 milioni è un numero enorme. Tu pensi che cosa? Innanzutto, secondo te il Covid non esiste, diciamolo tutta la verità. No, come non esiste? È un'influenza che, anzi, i veri negazionisti sono quelli che negano che esista dall'estate del 2019. Le università italiane e tutto. Ma tu pensi che esista dall'estate del 2019? Hanno certificato che esiste dall'estate del 2019, quindi mi devono spiegare perché. Ma è una semplice influenza, però. È una semplice influenza. È una influenza che, quando tu alzi il cortisolo, l'ormone dello stress, finisci in terapia intensiva. L'ormone dello stress, il cortisolo è stato alzato a marzo. E chi l'ha alzato? Ma chi l'ha alzato l'ormone dello stress? Tutte le patologie riguardano al cortisolo. Ma chi l'ha utilizzato l'ha alzato l'ormone dello stress? I giornalisti, ovviamente. Per 3 visualizzazioni si venderebbero la mamma, lo sai, no? Non ho capito. Secondo te, allora, il Covid è stato l'allarme Covid, l'aumento dei ricoveri è stato creato dai giornalisti? Sì, perché il governo, se fa la conferenza stampa, non lo paga nessuno. L'ormone dello stress. Allora, ricapitoliamo perché Vergassolo non ha capito bene. Allora, la questione per Vergassolo, che non capisce molto bene. Sì. Il virus esiste in Italia dall'estate del 2019, certificato da un'università italiana. È una semplice influenza, diciamo. Che nel momento in cui viene alzato il cortisolo attraverso l'ormone dello stress, che porta a delle malattie incredibili, tra cui anche la sindrome metabolica e l'indebolimento del sistema immunitario. Cioè, praticamente il terrore ha creato il Covid, questo è il punto fondamentale. Ma perché Vergassolo non lo manda a fare in culo? All'influenza, perché c'ha ragione. Cioè, se tu stai tutto il giorno col cortisolo alto, non arrivi tanto bene a fine giornata. E se hai 1, 2, 3 malattie pregresse, non vai avanti. Scusami. Io mi stupisco che sono morta poca gente. E dunque il vaccino? Lui alza lo stress con le stronzate che dice, lui mi alza lo stress. Vedi che mi sei stressato? Com'è che comincia a morire la gente? Dalle bare di Bergamo in avanti c'è il botto. Ma com'è che a dicembre 2019, uno dei dicembre più freddi che c'è stati, con il Covid che girava da ottobre, campionati del mondo a Wuhan. Ma io non capisco perché Vergassolo gli dà ragione. I militari a Wuhan tornano tutti con l'influenza in Italia e sono i militari che diffondono il Covid. Scusami Max, però andiamo per ordine. Tu hai citato l'altro giorno Rockefeller, la Trilateral. Allora, Rockefeller specificiamo che non è ebreo, è un cristiano
sì, ma il nuovo ordine mondiale esiste, cioè sono loro che guidano le cose, sono loro che terrorizzano il mondo per imporci il vaccino, sono loro o no? No, le case farmaceutiche hanno semplicemente approfittato di questa situazione, ma chi comanda il mondo oltre ai banchieri sono le multinazionali, ma la multinazionale più grossa di tutte è Big Meat, non è Big Pharma. Big Pharma sta approfittando, Big Meat Big Meat. 5 miliardi di ettari sono antropizzabili, cioè calpestabili dall'uomo. Ma questo che c'entra? Scusi, cosa vota lei? Cosa vota lei nell'ultima elezione? Ne calpestiamo lo 0,1% perché l'88% del terreno calpestabile dall'uomo è in mano a Big Meat. Ma questo che c'entra? Ma lei per chi ha votato alle ultime elezioni? Volevo dire, però, per chi ha votato? Che c'entra che tu... Se vuoi il tuo cazzo di etero te lo compri, porca la gran puttana, no? Ma vorrei che tutti i 9 miliardi di persone avessero il loro cazzo di etero, però Big Meat lo impedisce, l'88% degli etteri capitali dell'uomo sono in mano a Big Meat, 66% degli allevamenti e 22% con l'agricoltura. Ma il vaccino te lo fai o no? Il vaccino te lo fai o no? Il vaccino? Ma tu sei fuori, io mi faccio un vaccino sperimentale, addirittura in alcuni casi igienico. Poi chiediamo una cosa, ma uccide sto vaccino o no, secondo te? Cresciuti i capelli a me. Cioè, mentre il Covid uccide chi ha 1, 2, 3 malattie pregresse, il vaccino ha ucciso gente che non aveva malattie. Capito, Vergassolo, tu che ti vuoi vaccinare? Capito il fruttariano che dice? Scusate un attimo. Aspetta. No, io ne mangio poco, veramente. Ho smesso da anni di mangiare tanta carne, lo dico. Lo sai che il pollo è carne? Lo sai che il pesce è carne? Lo sai? Infatti non mangio. No, purtroppo mangio il pesce. Adesso devo sentirmi in colpa tutta la notte, però. Gli animali marini sono carne, quindi non devi dire. Io ho fatto un libro sugli animali marini apposta, che sono mangiati dall'uomo e sono un po' stronzi gli uomini a mangiarlo, però voglio dire, io sono asmatico e sono iperteso, mi sono fatto vaccinare l'altro giorno. Tu sei ipocondriaco, si sente già dalla voce, sei ipocondriaco, vero? Sono più alto di 2 centimetri, sono capelli più lunghi. Come Burioni, di la verità. Non so se Burioni è ipocondriaco, spero di no, però io sono ipocondriaco. Si vanta di essere ipocondriaco, cioè dimmi. Cioè, però bello, però ipocondriaco conclamato è bello. Lui ipocondriaco dice sì, certo, c'è il matto immaginario di Alberto Sordi. Vergassola prova a parlare con questi ospiti che tu inviti. Poveri, non devi parlare, devi mandarlo a fare in culo! No, invece quella cosa del platano. Vai a parlare con Argentina, con tuo amico Argentina, vai. Però scusami. No, fermi tutti. Quella cosa del platano è bella invece. Fammi tornare a parlare con Max Gaetano. La situazione è molto semplice. Allora, tu sostieni che i vaccini uccidono, nella sostanza. Gente che non ha patologie, tu li fai, non solo uccidono, ma creano una mutazione, perché come una mutazione. Parenzo, una mutazione. Intervieni tu, ti prego. In serio, comunque al primo anno di virologia ti dicono che se tu vaccini durante una pandemia, è ovvio che reagisce il virus. Poi c'è l'ultima bomba, ragazzi. L'ultima bomba di Max Gaetano è questa. Hitler è stato creato dagli americani. Questo è stupendo. È una creazione degli americani, ma questo lo dice la storia. Disney. Avete messo un attimo la G Farben. Chi è gli azionisti della G Farben? I Rockefeller, i Bush, la banca. Ma che c'entra? Che c'entra con Hitler? Che c'entra con Hitler? Scusami. Chi ha dato la benzina per mettergli nelle ere di Hitler? La Standard Oil? Senza la benzina di Rockefeller non volavano. Qui siamo oltre il complotto. Sugli amici di Babenzo a Londra non ci volavano ieri senza la benzina di Rockefeller, lo sa questo? Io sono basito. Lo chiama Babenzo. Io non riesco neanche a Rockefeller faceva il benzinaio. Rockefeller, non sa scusi, che il 6% della sua popolazione, dei suoi amici ebrei, sono vegani, la popolazione più sana al mondo, non lo sa? Ma dove cazzo vive? Il 15% degli israeliani sono vegetariani. Dove cazzo vive Babenzo? No. Sono vegetariani, ma non sono stronzi come te che dicono che Hitler è un'invenzione degli americani. E quello ride. Tu neghi che Rockefeller finanziava Hitler? Neghi questo? Lo neghi? Leggi Farben, chi è la G Farben, Lorenzo? La G Farben, la Bayer. La G Farben ha vinto la guerra perché nel processo di Norimberga i dirigenti G Farben. No, la cosa più incredibile, però scusa, aspetta, torniamo. Ma Vergassola la ride, non si incazza. Giù ragazzi, giù tutti. Torniamo al 2021. Allora, la cosa fondamentale è che tu dici: voglio avere un ettaro di terra. Ora, uno, se vuole avere un ettaro di terra, tutti devono avere. Ma perché, porca la gran puttana? Perché tutti devono avere un ettaro di terra? Spiegami. Tutti devono poter vivere la vita. Qualcuno se l'è fumato un ettaro, però. Cioè, se vogliono stare in un cazzo di palazzo ci stanno, ma devono avere la possibilità di stare in un loro ettaro. Perché le case Big Meat deve avere l'88% delle terre calpestabili dall'uomo? Perché? Me lo spieghi? Big Meat, per fare la carne, amico mio. Ha ragione su questo. Ma amico, guardi che Cruciani ha molti ettari di terra in Umbria. Io pure molti ettari. Cruciani è ricchissimo, 200.000 euro l'anno. No, anche di più. Molti di più. Mi stai offendendo. Quelli dichiarati. Mi stai
dichiarati. Molti di più. Con la pubblicità mi stai offendendo, Giuseppe, no? Dai. Allora, io voglio dire una cosa, tu ti senti una dittatura in Italia oggi? Ti senti una dittatura sanitaria? Porca puttana, dimmi te, mi hanno buttato via un anno, cioè questo coprifuoco che è nazista, ovviamente nazista. Ma come nazista? Scusa, era nazista. 25 aprile, no? Che è la festa dell'occupazione nazista americana, che ci ha messo le bombe nucleari nazista dappertutto, americana. No? Vai a Ghedi, Babenzo, vai a Ghedi a chiedere quante bombe nucleari ci abbiamo qua, vai. Vabbè, ciao Max, mi sembra che abbiamo detto tutto, ciao.